Non era scontato, ma oggi è arrivata la conferma. Il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini ha firmato la lettera a Ferrovie dello Stato, in accordo con tutte le regioni del versante adriatico, per il potenziamento della tratta Bologna-Lecce. Un finanziamento straordinario che riguarda in particolar modo il nostro territorio. Oltre al nodo di Pesaro per 1,2 miliardi, è stato aggiunto anche quello di Fano per un investimento complessivo di 1 miliardo e 850 milioni di euro. Per il sindaco Matteo Ricci è un risultato straordinario che libererà la costa adriatica del nord delle Marche dalla ferrovia, consentendo di trasformare gli attuali binari nella Green Line, una nuova circonvallazione sostenibile, un tratto attraversabile a piedi e in bicicletta al posto delle attuali rotaie. Ma non finisce qui, perché la regione ha ottenuto la progettazione del tratto fino a Falconara e su quello sarà necessario cercare altri fondi. Ad esultare anche il sindaco Massimo Seri, che per mesi si è battuto affinché anche Fano potesse rientrare nel progetto. È un grande risultato che è duplice: da una parte perché si va all'arretramento, ma soprattutto si va a sostituire la tratta esistente, rendendoci conto di quale potenzialità, di quali occasioni si presentano per la città, cosa invece che non è per l'altra parte delle Marche, dove in realtà rimarranno poi quattro binari, cioè verranno arretrate ma rimarranno sulla costa i due binari. Quindi è un giorno importante per la nostra città, per lo sviluppo, per il futuro. Ovviamente è solo un avvio perché non c'è ancora una progettazione, ci sono delle ipotesi ma poi verranno concertate con i territori tracciati, quindi questo è un elemento importante anche di responsabilità del ministro. Poi sarà il nuovo governo che arriverà. Mi sento di dire che è una giornata storica, un momento storico per quello che può rappresentare per lo sviluppo della città, e lasciatemelo dire, è anche un bel lavoro che abbiamo fatto, perché ricordate tutti anche le polemiche che c'erano di una possibile esclusione della nostra città. Devo dire, come mia abitudine, sono rimasto silenzioso in questi periodi, ma in realtà ho lavorato, ho dialogato, collaborando anche con il collega di Pesaro, al quale va anche un ringraziamento perché c'è stata anche una bella sinergia. Importante il rapporto anche con gli altri sindaci della regione, anche con la regione stessa, il presidente che si è adoperato per fare un ragionamento che riguardasse tutto il territorio regionale, e quindi penso che noi abbiamo svolto un ruolo importante in questo senso.